Ben ritrovati. Lettura del commento al Vangelo di Don Luigi Maria Epicoco di venerdì 14 aprile 2023. Gesù si manifestò di nuovo ai discepoli sul mare di Tiberiade. Il racconto del Vangelo di oggi accade in un luogo geografico ben preciso e significativo. Tiberiade rappresenta il mondo pagano. L'apparizione del risorto, che viene qui raccontata, sembra voler suggerire che ormai l'azione di Gesù non è solo per i giudei, ma per tutto il mondo. Allo stesso tempo, l'indicazione che è sul finire della notte ci suggerisce che noi siamo sempre dentro questo passaggio di tenebre e luce. Gesù è colui che troviamo nel cuore della notte e proprio per questo è l'inizio di un nuovo giorno. Egli ci viene a raccogliere proprio all'estremo dei nostri fallimenti e ci invita a un tentativo nuovo che ci fa passare dalla infecondità alla fecondità. Sta scritto: quando già era l'alba, Gesù stette sulla riva, ma i discepoli non si erano accorti che era Gesù. Gesù disse loro: figlioli, non avete nulla da mangiare? Gli risposero: no. Allora egli disse loro: gettate la rete dalla parte destra della barca e troverete. La gettarono e non riuscivano più a tirarla su per la grande quantità di pesci. Ancora una volta i discepoli colloquiano con Gesù che non comprendono immediatamente che è lui. Solo l'evidenza di quella pesca miracolosa fa accendere nel cuore di Giovanni un'intuizione. Sta scritto: allora quel discepolo che Gesù amava disse a Pietro: è il Signore. Simon Pietro, appena udì che era il Signore, si strinse la veste attorno ai fianchi, perché era svestito, e si gettò in mare. Giovanni è il primo a capire che è Gesù, perché è il suo discepolo amato. Solo l'amore ci mette nel giusto discernimento delle cose. Ma basta questa sua esperienza unica a smuovere la decisione di Pietro di correre a nuoto incontro a Gesù. Ci sono momenti nella vita in cui il nostro cuore intuisce l'essenziale. Altri in cui non sentiamo nulla, ma con immensa umiltà ci fidiamo della parola di chi ci sta accanto. E proprio per questo non temiamo di deciderci a fare ciò che conta con generosità alla maniera di Pietro. Buona giornata e buona riflessione a tutti.